Buon pomeriggio a tutti, ci troviamo a Santo Stefano di Camastra questo pomeriggio e siamo proprio a una bellissima inaugurazione che va proprio a preannunciare il periodo natalizio. Io sono con l'assessore, con il signor Buonasera, Amoroso. Alessandro Amoroso. Sì, sono l'assessore al turismo del comune di Santo Stefano di Camastra, città della ceramica. Quale migliore occasione con l'arrivo delle feste inaugurare in una location molto bella, questo villaggio di Babbo Natale realizzato da un'associazione che ha scopi assolutamente sociali. E in un momento molto delicato, come quello che stiamo vivendo, in cui sicuramente sono accadute delle cose davvero brutte e tragiche, forse è arrivato il momento di riappropriarci dei valori veri, dello stare insieme, di vivere in comunità, e sicuramente questo è uno dei momenti più importanti dell'anno. Per cui noi siamo come comune sempre vicini a chi propone questo tipo di manifestazioni che hanno appunto lo scopo di quello di aggregare soprattutto, di stare insieme con ovviamente delle attività, in questo caso natalizie, rivolte soprattutto ai più piccoli. Qui con la signora Cetti Catanzaro che ha realizzato tutto quello che stiamo proprio per vedere, dove tanti bambini possono davvero sognare ad occhi aperti la magia del Natale. Vediamo che ecco, tutto è stato davvero realizzato nella perfezione, Cetti. Sì, ci abbiamo messo tutto il cuore e tutto lo spirito per regalare la magia del Natale a grandi e piccini, per rivivere nuovamente quei momenti di serenità e di spensieratezza in un clima familiare. Questa è la sede legale dell'associazione APS, il Percorso Verde di Carol. L'associazione è stata costituita nel 2021. Purtroppo nel 2018 alla piccola Carol prende il nome di mia figlia, è successa una piccola disavventura e da lì è iniziato il nostro percorso nel mondo della disabilità. Abbiamo voluto realizzare inizialmente un galà equestre di beneficenza, che è partito nel 2021. Da lì poi è subentrato l'idea del Natale. Parlando con degli amici, dice cosa potremmo fare? Questa è la sede legale dell'associazione, ma è anche casa nostra. Quindi per questo dico vivere in un clima proprio di serenità familiare. Qui viviamo noi con la nostra famiglia. Abbiamo dato la possibilità a tutti, con degressi estivi, di poter divertirsi sia d'estate che d'inverno con il villaggio di Babbo Natale. Il villaggio di Babbo Natale nasce costruito interamente a mano. Ogni cosa che vedete è curata nei minimi particolari con materiale di recupero. Grazie alla ditta Alba Lux, che in molti anni ha donato, in 3 anni ha donato le luminarie e ci ha regalato proprio questa atmosfera, altrimenti non sarebbe stato possibile. Grazie all'assessore Amoroso, al sindaco che ci hanno sempre guidati e supportati e consigliati, devo questo anche dirlo, perché abbiamo trovato un'amministrazione comunale che ci ha sempre sostenuti. Abbiamo vissuto i momenti di emarginazione, di isolamento sociale. Da lì mia figlia ha chiesto che voleva la casa piena di bimbi. E allora, con l'aiuto di mio marito, che è un tuttofare, un elfo magico, e io con la mia inventiva, a volte un po' pesante, mi sopportano e mi supportano. Che dirvi? Siamo qui per divertirci, non saprei che dire. Poi ci sono i nostri amici artigiani, i nostri amici della gastronomia che hanno voluto sostenerci ed aiutarci con il loro aiuto. Voglio ringraziare tutta la comunità di Santo Stefano e anche tutti i comuni limitrofi che hanno sempre fatto sì che questo villaggio potesse andare avanti. Quindi come raggiungervi per arrivare proprio qui, in questo villaggio di Babbo Natale? Allora, uscendo dallo svincolo autostradale, l'uscita Santo Stefano di Camastra, direzione Santo Stefano, c'è una tabella dove indica ingresso villaggio di Babbo Natale. Non è difficile raggiungerlo. Lì c'è contrada Cimina, Contrada Cimina. sì. E da lì praticamente c'è una navetta, c'è un numero di telefono, possono contattare, se vogliono possiamo anche raggiungerli con la navetta gratuita, possono salire qui. Ok, grazie. Quindi nel programma di questi giorni, quindi che cosa si prevede? Cosa ci sarà di bello? Noi saremo aperti dal 6 di dicembre fino al 6 di gennaio, organizzeremo dei laboratori di pittura, di argilla, di biscotti, di pizza, a gruppi a fasce d'età.
e sono su prenotazioni. Per il resto noi saremo aperti dalle 17 in poi, quasi ogni giorno. Ci sarà qualche giorno che saremo chiusi per motivi lavorativi, impegni lavorativi, ma poi per il resto saremo qui a disponibili. In più abbiamo dato la location, abbiamo dato la disponibilità della location per organizzare eventi, quali feste di compleanno, feste a tema. In più organizziamo i cenoni, perché abbiamo fatto delle convenzioni con dei gestori qui di attività, quale la creperia, quale Tre Quarti Nagazzusa, dove potremmo fare il bel cibo da asporto e quindi rendere il veglione di Natale e di Capodanno in un'atmosfera magica e familiare. Fino a che giorno quindi sarà possibile visitare il villaggio? Fino al 6 gennaio. Quindi c'è tempo quindi per godersi questo spettacolo davvero bellissimo, straordinario che avete realizzato, di poter gustare quindi questa atmosfera davvero piacevole dove tutti possono davvero tornare bambini almeno per un giorno. Grazie, grazie. Una cosa importante che dobbiamo sottolineare è che anche qui in questo evento l'assessorato al turismo, l'assessorato regionale al turismo ha voluto fare la sua parte anche dal punto di vista economico, dando un contributo importante perché si realizzasse questo evento. Quindi un grazie va all'assessore al turismo Elvira Amata e al suo staff per averci dato ovviamente con il contributo economico anche un supporto importante. Bene, grazie a voi, complimenti per la splendida organizzazione e auguriamo quindi a tutti voi, a tutti coloro che ci stanno ascoltando, che ci stanno guardando, un buon inizio di festività a tutti. Grazie anche a voi, volevamo ringraziare anche voi. Grazie.